Ci sono 10 domande. La prima domanda chiede questo, Eccellenza. Dalla fase profetica del cammino sinodale, ci si può aspettare delle indicazioni più precise sull'iniziazione cristiana secondo l'impostazione catecumenale, per esempio l'ordine teologico dei sacramenti, che aiuti a comprendere il significato della mistagogia? Attenzione, avete visto che non ho usato queste due parole, catecumenato e mistagogia. Allora, il catecumenato per sé era usato solo per il catecumenato. Per sé, la tradizione antica, quarto secolo, no? Mentre la mistagogia era dopo, a sacramenti già avvenuti. Vedete là, gli ridavano una notte di Pasqua e poi Sant'Ambrogio, ma lì ci sono i testi scritti, per tutta la settimana spiegava i sacramenti che gli avrebbero dato. Ma la prima gli ridavano. E poi ci spiegavano la settimana dopo, la settimana in anni, si chiama così perché venivano tutti con la veste bianca, e la domenica dopo si chiama in avvis depositi. Ecco, quindi adesso si possono questi termini ripensare, però dobbiamo stare attenti che quando li portiamo sul livello di ragazzi accentuiamo la dimensione pedagogica. Siccome su quello vi ho detto tanto, io di sopra. Eccellenza, se il nesso tra kerygma e catechesi prende la forma del racconto del Vangelo, allora è la catechesi kerygmatica il modello per trasmettere la fede? Sì, ma non solo, nel senso che c'è una catechesi invece che è capace di declinare l'incontro con Gesù dentro gli spazi della vita. Cosa vuol dire questo? Matteo, al capitolo 5, dopo l'introduzione, stiamo leggendo i giorni feriali, no? Prende 6 come dire, comandamenti e li rilegge a livello di Gesù, no? Avete sentito che fu detto, ma io vi dico 6 volte. E lì riguarda come si dice il sesto comandamento, il settimo comandamento, eccetera, fa passare proprio il comandamento. E questo è catechesi, perché se l'incontro con Gesù poi non mi cambia le cose della vita, tenete in mente la benedizione, che la catechesi ha un'altra funzione, quella di far penetrare l'incontro con Gesù negli spazi della vita. È facile, no? Che vuol dire, come dicevo, il rito, la missione, il lavoro. E chi dice qualcosa oggi sul lavoro? Su, ci sono più tanti uomini. Come fai a lavorare le 8 ore per 5 giorni più importanti della tua vita e non realizzarti un po'? Questo non vuol dire realizzarsi tutto nel lavoro. Vuol dire che ti è fuori schizzato, e poi separati in due. Avete visto che il mio trucco è semplice, ve lo dichiaro, è quello di leggere tutte le cose anche della fede, il rapporto all'antropologia, all'uomo, cioè, le forme pratiche della vita. Quindi non bisogna ridurlo solo alla catechesi chiaramente, anche perché tutti questi che dicono che rima che cosa vuol dire? Oggi se dicessimo solo quella nome lì non si converte nessuno. Se quello che lo dice non c'ha dentro con passione. Perché l'abito della fede è fatto di tanti atti. L'abito abito vuol dire attitudine, comportamento costante, capito? Mentre l'atto è chiaro che l'abito dell'amore è fatto di tanti atti dell'amore. No? È una cosa che riguarda la vita, riguarda tutti i temi della vita. Sono gli atti, no? Ricordarsi del compleanno. La catechesi mira gli elementi di continuità della vita, per questo che voi siete le persone più importanti della Chiesa. Non lo dico a tutti. Le 3 arcate di cui lei parla, che coincidono con gli archi della vita, come possono essere intese come processo unico e non come momenti a sé stanti? Allora, con i vostri preti o con le persone, mettete una volta attiva la questione dell'età della vita. Ci sono 2 o 3 testi fondamentali, io cito il più importante di tutti, che è Guardini, l'età della vita. Cosa dice Guardini? Una cosa bellissima dice. Ogni età della vita ha un momento presente e l'anticipo del momento seguente. E fa lui descrivere l'età della vita in tutto questo gioco, come definisce?
Come spiega Dante che la giovinezza si chiama giovinezza? Dante, nel convivio. Perché si chiama giovinezza? Qual è la radice, signore? Che gioco dire, no? Dice Dante perché è l'etate che può te giovare. Che bravo. Che può te giovare, perché questa è l'età dove sogno, dove c'è. Quando il Papa dice che i giovani sono sdraiati, capite? Perché se smettono di sognare. Eccellenza, pare di cogliere dalle sue riflessioni che la Chiesa deve imparare sempre più ad agire come una comunità educante. Come alimentare questa consapevolezza? Avete preparato prima queste domande? Sappiamo che anche questo aspetto delle comunità, no? Oggi la parrocchia da 40 anni, 50 anni, è sostanzialmente, sapete, io ho scritto un libro sulla parrocchia, tutti mi invitavano, il titolo era sempre lo stesso, da stazione di servizio a comunità. La gente chiede servizi, vaccinazione, eccetera. Io non devo dare una risposta occasionale a una domanda rigidamente occasionale. Si fa la comunità educante facendo tanti gesti che facciano passare da una religione del bisogno a una religione dell'incontro. Tutti quelli che si sono avvicinati a Gesù avevano bisogno. Lui piano piano l'ha trasformato in un incontro. Pensate a un ragazzotto, io la samaritana. Alla fine Gesù mi dice, vai a casa, poi i mariti fanno un nuovo marito, c'è il 25, pieno di ironia. Gesù, ma quella che si vede in modo chiaro è l'episodio delle Moroissa, ecco il racconto. Le Moroissa è bellissimo, il testo di Marco è stupendo, dice che si avvicina da dietro a Gesù. Il bisogno si avvicina a tutte le parti, prende da dietro. Se anche tocco solo il lembo del mantello, sarò guarita. Luca e Marco sembra prestare credito al carattere magico del contatto. Infatti dice che fa toccare e lui scrive subito fu guarita. La guarigione è messa a posto. La religione come bisogno viene subito esaurita. E però Gesù si gira e dice chi mi ha toccato? E i discepoli, cioè noi preti, le vescovi, come si fa? Qui spingono tutti. Dice il testo che era premuto da un parte della religione, era colpito del vivo. E dice che lei, la donna, presentandosi davanti a lui, cioè proprio di dietro e davanti, davanti a lui, deve passare dalla fede che tocca alla fede che incontra. E gli dice, va, la tua fede ti ha salvata. Prima è guarita, poi è salvata. La differenza di guarita è la risposta al bisogno, salvata è l'incontro. Che non vuol dire subito diventare ministro dell'Eucaristia, no? Perché c'è anche questo problema grosso, no? Perché molto spesso questi dopo volevano andare dietro. C'è quel famoso lari indemoniato, quello dei mille magari, no? Mille e duemila. Tanto per il conto. Pensate che mi ha fatto fare la lezione su questo brano a Piacenza. Io adesso sul pulpito realizzo la situazione e dico, io devo parlare di mille maiali nel lago, 2000 maiali nel lago a Piacenza, che figurano di maiali. Allora, ho avuto bene a spiegare che per gli ebrei maiali impuro potevano avere cose di cavallo, la gente mi guardava con l'occhio. E in quel caso cosa dice? Lui gli dice, signore posso seguirti? Tutti noi avevamo detto, vieni, che c'è un bel posto nel consiglio pastorale. Mamma dice, va a casa tua e testimonia anche nella tua casa la misericordia di Dio che ti ha raggiunto. Noi tutti prima, durante e dopo siamo cristiani battezzati e cristiani testimoni. Dopo qualcuno fa questo, quest'altro, quest'altro ancora. Ma quello che può fare dopo, fino al vescovo, fino al sommo pontefice, non è di più rispetto all'essere cristiano battezzato. Noi abbiamo l'idea che il battesimo, la testimonianza, sia una specie di minimo denominatore che sposo, dopo ci sono, anche ci mettono su tutte queste cose, questa chincaglieria ecclesiastica, no? Capite? Il battesimo è il tutto il battesimo. Il battesimo, il cristiano, il cristiano. Ci siamo? Questo è molto importante. Andiamo avanti, eccellenza. Altre due domande. Arrivo.
Qual è il ruolo della catechesi nei percorsi di fede del catecumeno crismale e catecumenato nunziale? È toccato venire fino a Matera. Questa terminologia ha la sua origine, perché il mio approccio è sempre: da dove viene questa terminologia? Si può dire per l'amor di Dio se uno ha bisogno dell'etichetta, no? Però è chiaro che il battesimo nel ministero, nel legame matrimoniale segna il battesimo, è un battezzato sposato. Tanto è vero che uno dei problemi più grossi della teologia del matrimonio è come fanno a essere i ministri del matrimonio i due sposati. Capito? Da quale chiamare questo ministero? Chiamatelo. Sarà il ministero della generazione, però bisogna dare un contenuto, no? È il ministero della generazione alla vita adulta dei figli, oppure chi non può avere figli, una generatività più ampia, che si è generativa in molti modi, no? E quindi questo si può dire, questa cosa. Altra cosa, mi sembrava l'altra immagine che usavi del catecumenato, di uno che arriva alla fede da adulti. Noi dobbiamo, in Francia, aver dato di 15 giorni fa, vedete quelle robe che ci sono sui siti, sono molti giovani che arrivano al battesimo da adulti. Ecco, per gli adulti si tratta di un percorso che deve introdurre questo. Lì paradossalmente il rapporto tra clima e catechesi è giocato prima, no? Perché almeno nella nostra tradizione ambrosiana noi abbiamo tutte le letture della settimana e della domenica ambrosiana, della quaresima, che sono impostate sul catecumenato. Quindi abbiamo tutte sabato e domenica chiaromaticissime. E invece tutta la settimana Genesi, Proverbi, che cos'è un altro? Dove sistematicamente sempre questi libri sono libri morali, sono considerati libri morali, Sant'Ambrogio li ha commentati, perché uno doveva sentire che non cambiava solo il vestito, ma la vita, la mentalità. Non dimenticate che la parola conversione in greco è data da due verbi, uno che dice cambiamo la testa, e però non è la nostra testa intellettuale, è proprio la mentalità, è da moente. Nus è il rapporto con la mente e la vita. E l'altro è quello di persona ue, pistofeio, tutti e due si traducono con peditemini, in latino sono stati tradotti con peditemini, sono due percorsi diversi. Io sarei più cauto sull'altro termine, però l'importante è di che cosa parliamo. Ultima domanda, eccellenza. Forse bisognerebbe ripartire dalla riscoperta di quale tipo di uomo ci troviamo davanti per riscoprire l'alterità e la vita cristiana come dono? Sì, certo. Io ve lo dico con la mia storia. Io nasco come materia mia cristologo per una ragione che non c'era libero quel binario lì. Quando sono tornato mi hanno fatto insegnare antropologia ed è stato il cambiamento della mia vita, perché solo nel rapporto tra l'immagine di Cristo, l'immagine dell'uomo, che è possibile naturalmente l'immagine dell'uomo che è a partire dall'uomo che abbiamo davanti, però per esempio in tutti i racconti, questi non a livello dei racconti del Vangelo, la narrativa in genere parla sempre che uno quando scrive o parla oralmente ha in mente un lettore o un uditore implicito o un lettore o uditore modello. Faccio un esempio: quanti sono i discepoli a Emmaus? Sono tre, due sono quelli e uno sono Dio che legge. Ma Dio che legge è lo stesso, nella stessa posizione di chi scrive, perché Luca non è un discepolo di prima mano. Chi scrive quel racconto è già un discepolo di seconda mano. Allora, quando sono lì davanti ai due discepoli, dice che Gesù in persona si accostò e camminava con loro. E questi non lo ricordano. Ma hanno fatto tutto l'X a Matera, questi due. 5 anni di università. Sapete cos'è l'X? Teologia, e non lo riconoscono. Come mai? Eppure la frase, l'espressione iniziale, Gesù in persona, e Jesus autos. Non bisogna tradurre questo libro nel vostro dialetto, ve lo dico nel mio: Gesù proprio lui. Proprio lui. Che bello.
Yeddo, così. Bellissimo, ho fatto dire su tutte le piazze d'Italia. Questa espressione enfatica, che non serve ai due personaggi del racconto, serve al lettore, che dice, se io ero là lo riconoscevo, no? Però io sono distante. La distanza storica, i discepoli seconda mano, diventa un alibi per non entrare nel racconto e per non diventare partecipi. L'evangelista te la zera subito. Ti dice, guarda che è proprio lui. Che tra l'altro dici che prima era morto in croce, non è che era morto di avviato nel Covid-19. Capito? No, perché il contesto del testo è fondamentale. Ci siamo? E il lettore dovrà pazientemente fare i tre passi dei due personaggi, sono tre i passi che fanno. Il primo passo è quello che facciamo noi tutte le domeniche, che dovremmo fare tutte le domeniche. Non leggere il testo come una storia, ma una storia che appella alla fine. Quel testo che segue, andate a casa stasera, prendete a righello, misuratelo, no? Sono 5 cm. E il summary, sommario, indice del Vangelo. Che è dentro nella prima palestra del capitolo 24, che aveva Emanuele VIII nella sua ultima volta. Gli antichi mettevano il sommario dentro per non perdere. Ma termina con questa espressione tremenda. Dice, alcune donne delle nostre sono andate al sepolcro e hanno avuto visioni di angeli, quali angeli affermano che egli è vivo. La prima volta che c'è l'espressione che egli è vivo viene da donne che hanno avuto visioni, forse a Mezzogiorno, no? Quali affermano che egli è vivo, viene dall'altro mondo. I discepoli con Pietro sono andato, bellissimo il testo, e avevano detto che le donne per questa volta non avevano avuto il flamenco, così testo, no? Ma lui non l'hanno visto, termina così. Bellissima.